dobbiamo praticamente sviluppare la nostra applicazione e quindi noi ci dobbiamo concentrare solo sul codice richiesto per farlo. Non dobbiamo preoccuparci di quella che è l'infrastruttura, quindi configurare i nostri server, metterci sopra il software che serve, mettere i load balancer, capire come farli scalare, capire come gestire gli aggiornamenti, capire come far mettere più dischi, meno spazio. Queste cose qui che a qualcuno comunque potrebbero piacere, in genere invece uno sviluppatore dice no, ragazzi, fatemi fare. Quindi una volta che uno rispetta quelli che sono le guideline di come sviluppare un'applicazione su App Engine, che in realtà sono molto poche, per il resto ci pensa Google a gestire tutta l'infrastruttura che c'è dietro. App Engine funziona App Engine funziona con 4 diversi runtime, quindi potete sviluppare utilizzando Java, utilizzando Python, utilizzando PHP, PHP e in via sperimentale potete anche utilizzare Go. I paradigmi, i pattern che si usano sono uguali per tutte le piattaforme, quindi poi cambia semplicemente il linguaggio con cui l'andate a implementare e poche altre cose. Però sostanzialmente quello che imparate con un linguaggio vale la maggior parte delle volte anche con gli altri. Come vi dicevo, la App Engine ha la possibilità di scalare automaticamente, quindi voi potete dire ok, io parto con un'applicazioncina che utilizzo io, un mio amico e un altro che sta lì, poi dopo lo dite, non so, in università, lo dite al lavoro, lo dite ai vostri amici, l'applicazione circola, inizia a diventare una cosa utilizzata, però non è un vostro problema, nel senso che anche qui è la piattaforma che lo gestisce per voi, quindi App Engine è la piattaforma ideale per scalare a, non so, milioni di utenti, ma anche per prototipare, quindi dite ok, devo fare questa cosa qui, come faccio? Boh, la mettete su, vedete se va, se non va, se poi non vi piace buttate via tutto e non avete perso tempo per capire come allora devo mettere su un server, devo fare le configurazioni, l'aggiornamento, eccetera. Quindi lo potete usare per moltissime cose. E ha diversi tipi di storage che voi potete usare, avete database relazionali, non relazionali, c'è l'utilizzo di cloud provider di comunque Google o anche terze parti, quindi non è una piattaforma chiusa che rimane soltanto all'interno della Google Cloud Platform. Sempre di più, un po' tutta la Google Cloud Platform è composta da tasselli che voi potete utilizzare assieme oppure in contesti completamente diversi. Ovviamente se li utilizzate assieme sono tutti residenti nell'infrastruttura Google, quindi avete delle performance e delle velocità maggiori perché sono macchine che più o meno stanno in LAN. Ovviamente non è una vera LAN, però ecco, per darvi un po' un'idea. Però niente vi vieta di prendere questi tasselli e utilizzarli in altri contesti. E oltre al vostro application server, App Engine vi dà tutta una serie di servizi come per esempio uno scheduler cron, le code, messaggi di posta, gestione utenti, memcache e molte altre cose. E avete la possibilità di fare il versioning delle vostre applicazioni e poi questo lo vedremo, ovvero dite questa applicazione qui è la versione 1, questa applicazione qui è la versione 2 e la versione che viene servita di default è la versione 1, però un 5% del mio traffico va anche alla versione 2, quindi piano piano, se avete sviluppato qualcosa di nuovo, potete introdurre un tot di utenti a questa nuova versione e passare in maniera morbida alla nuova versione senza dire ok, giorno 0, oggi spengo un indirizzo, ne accendo un altro e chissà quello che succede. Invece così, morbidamente, potete andare avanti. E avete una serie di strumenti che vi permettono di testare la vostra applicazione in locale, quindi senza dover fare ogni volta il deploy nel cloud, e ci sono anche tutta una serie di tool che vi permettono di programmare solo nel cloud. Ad esempio Codeenvy è un editor che comunque non è Google, però è un prodotto che vedo che si sta evolvendo molto, dove voi avete il vostro repository su GitHub. Non dovete configurare niente nella vostra macchina, semplicemente accedete al sito, avete un vostro ambiente di programmazione e poi potete fare anche il deploy direttamente su App Engine. Quindi in un qualunque posto del mondo vi collegate e fate. E su App Engine ci sono anche moltissimi framework ed estensioni che piano piano la community sta creando. Ad esempio per la parte Java avete Spring, per la parte in Python avete tutto Django e ci sono tante altre estensioni. Quindi non è che uno dice ok, abbraccio App Engine, mi devo scordare tutto il resto. No, abbraccio App Engine, al massimo dovete portare qualche libreria, qualche cosa in App Engine, però quello che c'è spesso e volentieri per quel linguaggio lì è utilizzabile anche in App Engine. Giusto per darvi una velocissima overview dell'architettura, abbiamo praticamente tutto quello che c'è dentro App Engine, così, praticamente c'è un application master che decide chi è che fa le cose, le richieste dell'utente arrivano da qui, ci sono dei front-end che le gestiscono, quindi vanno, non so, le prendo in carico io, le faccio prendere in carico da un altro, continuo, vado, eccetera, e qui ci sono tutti i servizi, quindi abbiamo, non so, data store, abbiamo per la parte di network, abbiamo l'URL fetch, la parte di messaggistica, la parte di channel, potete mandare delle email,
avete tutti i servizi per gestire direttamente le immagini, l'identità degli utenti, servizi di MapReduce, Search, e per lo storage, come vi dicevo prima, ci sono tantissime soluzioni disponibili. E a posto, finita l'introduzione, iniziamo con il codice. Prima cosa che uno, allora oggi io parlerò della parte Java, poi ci sarà Alex che vi farà vedere qualche cosa in Python e poi ci sarà Michele che vi farà vedere un po' in PHP. Quindi, come dire, ognuno, cioè riusciremo un po' a vedere la piattaforma nelle sue varie sfaccettature. Per la parte Java, o comunque per tutto il tipo di sviluppo SAP Engine, occorre installare l'SDK. L'SDK contiene tutti i tool necessari per tutti i runtime, però in più per Java, volendo, potete installare questo plugin per Eclipse che vi aggiunge delle funzionalità proprio integrate nell'editor, cioè nell'editor di Eclipse. Quindi, non so, non dovete andare a lanciare cose da riga di comando o altro. Comunque, siccome questa plugin è soltanto un front-end per l'SDK, in realtà se voi avete il vostro ambiente di continuous integration, il vostro Maven, i vostri script di deploy, quello che volete, senza nessun problema potete integrarci dentro l'SDK perché comunque è command line. Sapete che con la command line alla fine uno fa le peggio magie. Quindi comunque sviluppate, cioè scaricate qui l'SDK, fate un po' tutto, e la prima cosa da fare è creare un'applicazione. L'applicazione è il contenitore di tutto quello che andrete a sviluppare. Dentro l'applicazione, vabbè, comunque ogni applicazione è registrata a un account Google, e adesso poi lo vedremo, basta praticamente definire il nome del progetto e un project ID e avete creato la vostra prima app App Engine. Nome del progetto potete mettere quello che volete, Project ID deve essere Project ID univoco per tutte le applicazioni App Engine create nel mondo, che significa che tutte le applicazioni App Engine girano sul dominio .appspot.com e poi questo Project ID diventa il dominio di terzo livello, quindi in questo caso sarà gcloud.devconf.appspot.com e questo sarà l'indirizzo della vostra app, ok? Poi, se volete, avete per esempio un vostro dominio, reindirizzate il traffico e quindi uno arriva a www.alfredomorresi.it e in realtà va su questa parte di applicazione. Però ricordatevi che l'indirizzo della vostra app è questo qui. Una volta creata l'app avete subito a disposizione una console che vi fa vedere una marea di informazioni che poi andremo a analizzare successivamente. In più avete anche l'app stats che vi fa vedere 150.000 diversi parametri e misurazioni di quello che fa la vostra app, quindi quando vengono chiamate le URL, il carico di lavoro, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché App Engine, nonostante le quote gratuite, ha comunque un tipo di billing, non so, lo uso due ore, lo uso una giornata, ma sulle risorse consumate. Quindi se voi, per esempio, avete billing sulla parte di rete, sulla parte di storage, sulla parte di CPU e tante altre cose. Questo perché? Perché invece di dire, boh, pago un tot, punto e basta, pagate soltanto quello che realmente state utilizzando. E tutte queste console, eccetera, vi servono anche per capire come eventualmente ottimizzare la vostra applicazione, perché magari sapete che comunque in informatica le stesse cose possono essere fatte in vari modi. Magari conviene di più utilizzare un servizio o un pattern piuttosto che un altro, perché poi in fin dei conti vi fa risparmiare un po'. Come fate a vederlo? Attraverso tutti questi strumenti qui, altrimenti uno dovrebbe sparare un po' alla cieca. Allora, finita la parte di Hello World, andiamo a fare il nostro Hello World. Dunque, io qui mi sono connesso già con il mio ID, vedete, e qui posso creare un progetto. Uno e due, finito. Cioè, come vi dicevo nella slide, mettete il vostro progetto IT e avete fatto. A questo punto, una volta che io lo creo, io per sicurezza l'ho già creato, qui vi si apre, eccolo qui, scusate, vi si apre la console della vostra app. Come vedete, questa è la nuova Google Cloud Console, quindi comunque è la nuova versione della console, prima ce n'era un'altra. Qui ci sono tutta una serie di informazioni sul vostro progetto e poi se voi cliccate qui App Engine andate ad aprire la sezione specifica per App Engine, perché all'interno dello stesso progetto potete anche metterci tutte le altre tecnologie cloud, potete decidere quale API Google abilitare, insomma qui fate un po' tutto. Una volta che voi aprite la parte di App Engine ottenete questa cosa qui, che è un po' quella che vedevamo prima. Come vedete vi dà un po' le statistiche, vi dice e poi andremo a capire quello che sono. Qui sotto, nella parte bassa, che adesso sta salendo, troviamo quelle che sono un po' tutte le varie quote consumate. Come vedete, questi sono i limiti gratuiti.
Ok, quindi potete vedere che, non so, per esempio per la rete avete un gigabyte ogni giorno, per la computazione avete un tot di ore di istanze ogni giorno, eccetera. Più o meno questi vengono resettati alle 10 italiane, quindi ogni giorno alle 10 prende e si riparte da capo. Andiamo a vedere come quindi si crea la nostra prima applicazione. Io qui ho il mio Eclipse, ho già il plugin App Engine installato, vedete c'è questa G qui davanti, qui, vedete, eccola. Allora, a questo punto, visto che ho il plugin installato, se faccio nuovo e vado su Other, qui, vedete, mi appare una voce Google e ho Web Application Project. Web Application Project, ok, spero che si veda. Ok, qui posso mettere project name e package. Project name mettete quello che volete, package anche qui utilizzate quello che volete voi in base a come state lavorando, quindi lo standard Java, quindi potete mettere it.alfredomorresi.bo, quello che volete voi. Qui, vabbè, solite impostazioni Eclipse, quindi se creare il progetto nel workspace oppure da un'altra parte. E qui iniziamo a vedere le prime configurazioni proprio per App Engine. App Engine ha incluso comunque il supporto a Git, quindi in questo caso io lo tolgo però perché non mi serve, e poi eccolo qui, use App Engine, e mettete vabbè anche la versione, quella che avete del runtime, ma questo qui Eclipse lo configura già tutto da solo. Poi potete già mettere un vostro App ID. App ID è quello che ho creato qui, tac, questo qui, Project ID e App ID. Tramite questo App ID e Project ID voi collegate la vostra app che state sviluppando con Eclipse con il progetto che avete creato qui sulla Cloud Console. Quindi poi quando andrete a fare il deploy dell'applicazione da dentro Eclipse, automaticamente l'SDK andrà a dire ok, questo sei questo utente, questo è il tuo App ID, perfetto, qui devo mettere il tuo runtime e fate direttamente il deploy. Potete poi, avete anche altri campi, ad esempio l'utilizzo nodi Cloud Storage e molte altre cosettine. Potete anche generare del codice d'esempio e quindi App Engine vi crea un'applicazione d'esempio molto molto semplice che però già, come dire, vi chiarisce già quelle che sono le basi della piattaforma. Ed eccola qui. Questa l'ho fatta già per voi. Qua chiudiamo tutto. Allora, come funziona App Engine? App Engine utilizza lo standard... Si vede il carattere? Sì, direi di sì. Utilizza lo standard Java HTTP Servlet. Quindi voi dovete estendere una classe HTTP Servlet e poi rispondete al doGet o doPost. Quindi questa è proprio la base, proprio minima, per iniziare. Quindi l'utente va su una certa URL, a questa URL, per esempio, corrisponde questo pezzo di codice, poi vedremo come associarlo, e questo pezzo di codice fa delle cose. In questo caso vedete che praticamente set il tipo di risposta a testo e scrive ciao. Ok? E nello specifico, ritorniamo qui, ogni applicazione App Engine ha un file importantissimo, ce n'ha diversi, questo qui è il più importante di tutti, che definisce proprio qual è il comportamento dell'app. E qui vi dice, quando l'utente arriva sul dominio, quindi in questo caso gcloud.devconf.appspot.com, servi questo file, index.html. Andiamo a prendere index.html e vediamo che è un HTML molto semplice. Ok, c'è un titolo, eccetera. Poi qui c'è un link che apre Hello e che me lo mette con questo nome. Quindi praticamente quando l'utente cliccherà qui, andrà sull'URL Hello. Andiamo a vedere a cosa corrisponde questa URL, che comunque è sempre nel file, e guardate un po', qui c'è una mappatura che dice quando l'utente va su Hello, mi apri questa servlet con questo nome. E questo nome qui corrisponde a questa classe, che, guarda caso, è proprio la classe che stavamo guardando prima. Ok, quindi adesso se io faccio partire tutto, mi aspetto che... Ecco, faccio partire tutto, vi faccio vedere come io sto facendo partire tutto in locale. Quindi ho il mio development server che viene creato e sarà disponibile a questo indirizzo qui. Quindi viene creata un'istanza di un server molto simile a quello che è nella piattaforma, e se io vado a questo indirizzo
vedo quello che ho a disposizione. Io lo vado a copiare, torno di qua, lo apro qui, ed ecco, vabbè, questa Jug era, scusate, una demo che ho fatto al Java User Group qui a Milano pochi giorni fa, quindi è rimasto la modifica. E se clicco, vedete sotto, qui si vede poco, comunque qui l'indirizzo è hello, ok? Clicco e ho un hello world, quello che abbiamo visto prima, che è nel codice. Ovviamente se io qui vado nel codice, tolgo hello world e ci metto una qualunque altra cosa, per esempio questa, questa la commento, fermo tutto, sono perso un pezzo. Vabbè, eccola qua. Ok, mi ero perso la finestra. Fermo tutto, la faccio ripartire. Questa è ripartita. Torno indietro, riapro questa pagina e questa volta ho, vedete? Si vede piccolino, però l'idea è che ho di nuovo il mio messaggio che ho customizzato. E questa è proprio la base. Ora, se questa pagina viene visitata da 5, 10, 100 milioni di persone, voi non vi dovete preoccupare. Certo, ovviamente, scrivere un hello o qualche cosa non è che sia proprio, diciamo, l'applicazione che dà più soddisfazione di tutti. Andiamo a vedere come iniziare a complicare le cose. No, in sviluppo riesce ad avere il redeploy delle pagine statiche, quindi tipo se cambio l'HTML va subito su, però in Java ancora questa cosa qui non c'è. Ok? Con le GSP, secondo me sì. Alex, tu sai se c'è? Ok, quindi sì. Allora, andiamo, come vi dicevo, a vedere qualche cosa di leggerissimamente più complesso. Ah no, vediamo l'ultima parte. Bello, ho fatto questa applicazione, voglio dare al mondo intero, voglio far vedere a tutti il mio hello. Come faccio? Clicco qui, vado su, sempre sulla voce Google che è stata creata appositamente dal plugin e tra tutti ho un deploy to App Engine. Siccome, come vi dicevo prima, nel progetto ho impostato il nome dell'applicazione, mi sono loggato con questo utente su Eclipse e lui sa quindi come fare l'associazione, automaticamente il plugin prende il mio codice, lo compila, ci fa tutte quelle cose che deve fare, lo carica nel cloud e automaticamente avrò la mia applicazione disponibile. Allora andiamo prima a vedere, per essere sicuri, qual è il mio nome. Basta che vado qui sotto Google, sotto App Engine e ho G-Cloud Conf Test. Ok, quindi, vedete, poi qui c'è anche un version, è un po' il versioning che vi dicevo prima, comunque andiamo a vedere come funziona. Allora, faccio Google Deploy to App Engine, vado col deploy, lui adesso prende, fa tutte le sue cose, compila e avrò a disposizione su G-Cloud Dev Conf Test.appspot.com, questo sicuramente non è scritto così, ah, me l'apre già lui, eccolo qui, vedete, se io clicco, questa applicazione se non è più locale, come potete vedere è worldwide, eccetera, qui abbiamo un numero di versione. Poi vi spiego bene a cosa serve. Comunque in realtà potremmo anche toglierlo e vabbè, andiamo quindi su un'altra versione. Cioè poi ci sì, perché sempre il casino che ho fatto col Jug, stavo già avanti. Allora, andiamo a vedere come fare delle cose leggermente più complesse. Apriamo questa pagina qui e la prima cosa che diciamo tutti insegnano è non mischiate mai la parte di logica con la parte di presentazione. Quindi voi potete anche mettere tutto quello che deve apparire nella vostra pagina HTML dentro quel codice, quella servlet che abbiamo visto, però diciamo che è molto bruttino, è anche molto difficile da mantenere, eccetera, eccetera. Quindi iniziamo a separare la parte di logica dalla parte di presentazione. Ok, in App Engine
oltre a potervi fornire un server in back-end, quindi voi fate tutte le vostre elaborazioni, esponete con delle API tramite cloud endpoints che ci farà vedere poi Alex, ha anche tutta una parte di front-end, quindi potrebbe fare proprio da web server per quello che volete servire. E ecco che quindi voi potete utilizzare JSP, quindi Java Server Page, Java Template Page, potete anche utilizzare, se create il vostro back-end con i cloud endpoints, quindi con delle RESTful API, potete anche utilizzare, non so, AngularJS sul front-end che consuma le API esposte dal vostro back-end. Quindi in realtà quello che ci mettete davanti veramente sta a voi. Tra l'altro, siccome potete, come dicevo prima, si possono utilizzare come tanti mattoncini, allora, come abbiamo visto, qui c'è già tutta la parte per fare il... c'è già tutta la parte per fare la parte di web server, quindi ho per esempio la mia cartella con le immagini, ho una serie di file e cose simili. Però voi potete anche dire, ok, io ho un web server da un'altra parte, mettete la vostra applicazione lì, consuma i servizi esposti dal vostro backend realizzato in App Engine, e ecco che avete anche qui separato le due cose. Quindi veramente è molto flessibile, sta proprio a voi decidere come volete farlo. Comunque in questo caso specifico, io cosa ho fatto? Ho creato due Java template page, quindi non server page, perché comunque mi piace di più sempre staccare la logica dal codice, e qui dentro gli ho detto, guarda che devi renderizzarmi questi parametri che ti arriveranno dal backend, ok? Ce l'ho sia per questa pagina qui che per quell'altra. Vediamo però un attimo come funziona il tutto. Allora, partiamo sempre dal nostro web.xml e andiamo a vedere qual è il file che viene servito per primo. Quindi quando l'utente entra nel dominio mi farà vedere show check-ins. Show check-ins corrisponde a questa servlet che corrisponde a questa classe, che vabbè, l'unica classe del progetto, quindi la trovate facile. Andiamo a vedere cosa fa. Allora, qui già vediamo l'utilizzo di uno dei servizi che App Engine mette a disposizione, e è lo user service. Voi volete realizzare un'applicazione che abbia i propri utenti. Potete tranquillamente realizzare il vostro sistema di autenticazione, quindi dovete gestirvi username, password, storage di queste password in maniera sicura, protezione di attacchi esterni e 150.000 altre cose, oppure App Engine si integra nativamente con gli utenti di Google e per Google Apps for Domains, quindi il vostro utente Gmail per capirci, oppure se avete un dominio Google Apps con i vostri utenti del dominio Google Apps. Quindi voi non dovete gestire nessun'altra password, eccetera. Sempre il solito discorso, tutta una serie di servizi sono integrati, lì ci arrivate subito, però se volete potete comunque fare quello che volete. In questo caso specifico ho questa User Service Factory che mi crea uno user service, e dallo user service vado a vedere per esempio qual è l'utente corrente, se è loggato o se non è loggato. Per sicurezza, questa user service, se voi accedete col vostro account Gmail, non è che ha poi accesso al vostro profilo su Google+, o la vostra posta o altro, ha soltanto accesso al vostro username, quindi lo username, al vostro nickname, che spesso e volentieri è uguale, e alla vostra email. Basta. Quindi qui, da qui dentro potete prendere solo sostanzialmente username e email. Finito. Il che... cioè dice, ok, anche se io sto usando un utente Gmail, non è che poi espongo al mondo tutto quello che c'è nel mio profilo, c'ho soltanto queste due cose. Quindi qui cosa fa il codice? Controlla se l'utente è autenticato oppure no. Ci sono tanti modi per controllarlo. Io potrei anche usare user service punto, vede qui ne abbiamo diversi, is user logged in, ok? Quindi posso sia controllare se l'utente, quando arriva su questa pagina, è loggato utilizzando questo metodo user service, oppure, per esempio, andando a vedere direttamente nella request se c'è già uno user per questa request. Quindi anche qui ci sono diverse modalità. Allora, se sì, andiamo a esaminare il codice, se l'utente è loggato, mi becco il suo username, creo una collezione di posti, in questo caso io ho fatto proprio una cosa veloce in memoria, però qui ci può andare la vostra logica, come definite, la prendete da un DB, la prendete in giro per il mondo, eccetera, eccetera, e metto questi attributi all'interno della request. Quindi metto current user, metto place, metto logout URL, e rigiro questa request, la forwardo, a questa GSP qui, showcheckins.gsp. Se l'utente non è loggato,
compilo questo attributo che è login URL e la rigiro a usernotlogged.jsp. Dopodiché faccio il forward e gli dico ok, questa cosa qui mandala nella pagina. Quindi vedete come già qui ho messo una logica per andare a prendere i dati che mi servono. E poi però tutto il rendering, quindi la visualizzazione di questi dati, li delego a una pagina sostanzialmente JSP, quindi HTML in questo caso. Andiamo a vedere le pagine. Prendiamo user not logged, che è la più semplice. Come vedete, vabbè, c'è soltanto una annotation da fare qui sopra. Per il resto è tutto codice HTML normalissimo. Tranne che questo pezzettino qui, che qui entra in gioco il meccanismo di rendering del Java template page. E quindi qui li mette quell'attributo che abbiamo visto prima. Quindi, se io vado a fare il run della mia applicazione, ok, ovviamente essendo sotto Eclipse avete anche la possibilità di fare il debug, quindi voi mettete breakpoint e poi vedete mano a mano il codice, cioè potete andare a esaminare il codice, esaminare lo stato della vostra applicazione mano a mano che viene eseguita. Allora, qui ce l'ho nuovamente, torno sul mio localhost e eccolo qui. Chi ha giocato a Monk Island riconoscerà sicuramente un famoso pirata nella foto, e mi dice che puoi sempre loggarti. Questo login, se io vado qui, vedete, è il login creato dinamicamente, purtroppo è piccolino, comunque è creato dinamicamente dalla mia logica che ho messo dentro App Engine, viene renderizzato qui sulla pagina. Io clicco sul login. Siccome sono nel server di deploy, mi viene presentata una schermata di login finta, altrimenti qui vi verrebbe la schermata di autenticazione con il vostro account Google, oppure se siete già loggati non mi viene neanche, ma vi passa diretta. Metto il nome dell'utente, in questo caso metto, non so, Alfredo, qui potete mettere quello che vi pare, ed ecco che andiamo a prendere quell'altra pagina, quella di check-in, vedete che ci sono Roma e Londra, quelle due città che avevo caricato all'interno della mia pagina, e volendo adesso posso anche fare il logout. Questa è un'immagine che io non ho messo nella logica di gestione, ma è un'immagine che è direttamente nella parte di front-end. Volendo potrei dire, allora, dalla parte di back-end, carica l'immagine che è a questa URL qui, quindi comunque qui posso fare 150.000 giochi. Però ecco, questo esempio molto semplice mi serviva proprio per farvi capire come si può separare la logica da rendering di quella logica. Perché altrimenti qualcuno dice, però con App Engine come faccio, come non faccio, devo far rimanere tutto interno, eccetera. Avete mille soluzioni e questa è una delle mille disponibili. Ok, per esempio in Python c'è tutto Django, quindi utilizzate tutta la logica a template di Django, c'è anche un altro motore di rendering dei template, insomma, le scelte sono parecchie. Anche in questo caso io posso fare una cosa carina che è il deploy, però questa volta, invece, allora, questo qui è sempre uguale, l'application ID, quindi la stessa application ID che stavo utilizzando prima. Questa volta, però, vado con la versione 2, ok? Faccio il deploy, versione 2. Tac. Ok. Lui adesso, come prima, prende tutto quello che deve prendere, sta esaminando un po' le sue cose, e nello stesso server, quindi allo stesso indirizzo, avrò versione 1 dell'applicazione e versione 2 dell'applicazione, che coesistono contemporaneamente. Allora, App Engine si occupa di fare il versioning del codice, del runtime che voi gli caricate. Se poi utilizzate anche il data store o altre cose, ovviamente quello dovete pensarci voi a inventarvi un meccanismo di versioning. Quindi, se nella versione 2 pulite tutto il database, è normale che pulite anche il database della versione 1, quindi attenti a quello che fate. Però con determinate strategie potete comunque separare e potete far tutto. Allora vedete, qui questa volta è 2, vado con il login, sono già loggato, perché era il mio utente che stavo utilizzando per fare il deploy prima, ed ecco che ho fatto check-in a Roma e a Londra. Allora, per vedere che effettivamente è così, se io vado qui su google.it anche, va bene? Allora, vedete che sono già loggato con... c'è un doodle nuovo oggi, poi vediamo cosa c'è. Vedete che sono anche già loggato con il mio utente DevRelTest, che è quello che sto utilizzando per fare le prove. Per farvi vedere che è una cosa
veramente vera, vedete che adesso non c'ho più il sign in. Quindi quel login logout è proprio come se state utilizzando un login logout normale all'interno di tutto il dominio Google. Ok, Google e Google Apps for Domains, quindi se voi avete Google Apps for Domains vale con lo stesso discorso. A questo punto andiamo... Ah, però ho fatto il login, testina. Cioè ho fatto il logout, adesso devo riloggarmi. Ok, andiamo a curiosare all'interno della mia applicazione. Vado qui e vedete che la dashboard viene ricaricata e soprattutto mi viene detto che, per esempio, negli ultimi, vediamo, 3 ore, questo qui è stato il traffico generato. Ok? Se adesso tutti vi collegate a quell'indirizzo che vedevamo prima, non lo fate perché poi ce ne abbiamo un altro più carino a cui collegarci, praticamente qui mi viene fatto vedere tutto quello che succede. Mi viene fatto vedere il consumo delle risorse, che come vedete è... Cioè, vabbè, ovviamente l'applicazione non fa niente, quindi praticamente a parte un minimo di file statici, che sono quelle due immagini che abbiamo caricato e poco altro, non è che viene consumato tutto il resto, però è utile per vedere poi, vabbè, anche tutti i log, eccetera. Log, cronciob, beh. Quindi, domande fino a qui? Chiaro? Ottimo. Allora, andiamo velocemente a vedere cosa c'è dopo un Hello World. Quando voi create un'app, un'applicazione nella Google Cloud Console, vi viene detto se volete già precaricare uno dei due demo disponibili. Un demo è Photoshare App e un altro è Mobile Backend. Questo primo Java App, questo primo demo non è altro che un'applicazione che praticamente uno posta delle foto e altri possono commentare sulle foto. Servizio super innovativo al giorno d'oggi, però comunque viene molto utile per capire già tutta una serie di ragionamenti che si possono fare con questa piattaforma. Per farlo voi, vi faccio vedere super velocemente, create un nuovo progetto, andate qui, vabbè, ci sta bene questo progetto qui che l'ha generato lui automaticamente. Ci vuole un attimo a crearlo, comunque poi quando entrate nel progetto vi dice posso farvi direttamente il deploy di uno dei samples e voi gli dite ok e lui fa già direttamente il deploy. E io per comodità ho già creato, un progetto, vedete qui c'è il sample, voi cliccate qui o qui che sono uno dei due disponibili e lui che cosa fa? Prende già tutto quello che è il runtime, fa il deploy e in più vi dà dei link per andare a prendere per esempio il progetto dove c'è il codice, dove c'è tutto. Io l'ho fatto già per voi, ho preso già il codice del progetto, l'ho scaricato e l'ho aperto dentro Eclipse. E dentro Eclipse, intanto lo stoppiamo così non perdiamo tempo dopo, è questo qui. Eccolo qui. Come vedete è già un progetto un po' più articolato, che contiene un po' più di servlet, eccetera. Questo progetto ha una cosa molto bellina, che è un pattern che vi permette di scegliere come gestire lo storage dei vostri dati. Quindi potete sia utilizzare un database NoSQL, quindi il data store di App Engine, che è quello che viene di default, sia utilizzare un Cloud SQL, che è un altro pezzettino della Cloud Platform che vi permette di avere il vostro database SQL, nello special modo un MySQL, sul cloud. Quindi voi potete scegliere se fare tutto utilizzando App Engine oppure se appoggiarvi su un database NoSQL. E questo pattern, 1, 2, 3, questi tre namespace qui, definiscono attraverso una serie di interfacce e di generics come poter poi runtime andare a scegliere uno dei due provider di dati. Carino da vedere perché comunque ci sono due cosettine dentro. Quello che però ci interessa a noi è andare a vedere com'è il servizio. Il servizio, questo ho già fatto il deploy, gcloud.devconf.appspot.com. Quindi noi andiamo qui, .appspot.com. E ecco il nostro photo sharing demo. Questo è di un'altra demo che avevo fatto, le persone avevano già caricato un po' di immagini. Se volete, andate pure a questo indirizzo col vostro telefono e iniziate a caricare delle foto col vostro computer. Così vediamo che poi qui, in tempo reale, vengono aggiornate e soprattutto generiamo un po' di traffico, così andiamo a vedere poi cose carine sulle statistiche. Questo demo, cioè questa demo qui, a parte il pattern che vi dicevo prima, ha una cosa particolarmente carina che è la gestione delle immagini.
Perché dice, ok, come faccio a memorizzare le immagini o comunque altre cose caricate dall'utente? App Engine mette a disposizione tutta una serie di strumenti per renderlo molto molto easy. E sostanzialmente qui ne abbiamo due. Abbiamo il Blob Store, che è una specie di storage per file che non sono magari delle entity NoSQL o altre cose, quindi ci potete buttare dentro quello che vi pare, testi, immagini o altro, in questo caso immagini. Abbiamo un Image Service. L'Image Service, se voi mettete un'immagine gigante, per esempio, vi permette di generare un thumbnail al volo, quindi non dovete voi andare a ridimensionare la vostra immagine e dire ok, adesso mi serve a 400, 800 e 600, quindi mi devo memorizzare queste tre immagini, ma tramite l'Image Service gli dite, allora, qui c'è il Blob Store, che ha un'immagine 1000x1000, ok, adesso mi serve 200x200, servimela a questa grandezza. Andiamo, infatti, se io poi vado a vedere l'URL, ok, questa sarebbe l'immagine in full screen, però possiamo vedere poi come anche vengono generate, ecco qua ce n'erano anche altre, eccetera. Allora, vediamo velocemente il codice di questa app e la parte di servizio, allora la parte di upload, qui potete un po' esplorarla e vedere come viene fatta. Comunque viene semplicemente creata una URL per fare l'upload. Quindi tramite questo Blob Store Service voi dite ad App Engine, dammi un URL che tu utilizzerai per fare l'upload della mia immagine. Quindi lui sa già tutto, vi espone un URL con alcune opzioni che potrebbero essere, non so, mettila nel cloud, mettila utilizzando Google Cloud Storage piuttosto che internamente, e tornami quest'URL. L'utente caricherà l'immagine su quest'URL, quando l'immagine, il caricamento dell'immagine viene gestito automaticamente da App Engine, quando il caricamento dell'immagine è finito, voi verrà chiamato un qualche cosa, quindi un'altra URL che vi permetterà ad esempio di salvare, di salvare i metadati dell'immagine, di fare tutte le vostre elaborazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi poi molto molto easy. Non dovete, ecco, pensare a com'è. Invece, per generare il thumbnail, anche qui parto da un parto praticamente da un image service. Io ho una chiave del blob, quindi prima ho caricato l'immagine. L'immagine viene gestita da App Engine, che vi ritorna la chiave del Blob Store dove l'immagine è memorizzata. Voi questa chiave potete metterla in 150.000 parti, dipende da voi. Nel caso specifico, qui mi ritorna una chiave, quindi che vado a creare? Vado a dirgli che creo questo oggetto qua, delle opzioni, gli dico per esempio voglio l'immagine che abbia questa dimensione, voglio l'immagine croppata o ridimensionata, e lui a volo, grazie a questo image service, vi genera un URL per, vedete, getServling URL con le option che avete passato, vi genera un URL che contiene l'immagine che voi avete deciso di mettere. Piccolina, grande, croppata, ridimensionata, con magari una profondità di colore minore, perché magari volete che sia più leggera. Quindi ecco, questo è uno dei tanti servizi che potete. Anche qui, se volete creare il vostro motore, il vostro algoritmo per ridimensionare le immagini, siete liberissimi di farlo. App Engine però ve lo mette già a disposizione. Comunque sta a voi scegliere questo servizio oppure reimplementarlo, perché magari avete delle logiche particolari. Questo viene per esempio usato per fare il watermarking delle immagini, quando quindi magari ci sovrapponete qualcosa, insomma. Poi di elaborazioni ne possono essere fatte tante. Andiamo a vedere se qui qualcuno ha caricato qualcosa, visto che stavate giochicchiando. Perfetto. Allora, a questo punto, ritorniamo nella nostra Cloud Console e andiamo a vedere il nostro progetto su App Engine. Lo prendo qui. Tac. E vediamo che nella dashboard ci sono, ci vuole un attimo a caricarlo perché qui sto già caricando quest'altra. Allora, vediamo per esempio negli ultimi 30 minuti. Vede, ci sono per esempio dei picchi di utilizzo e mi dice che per esempio ho già consumato un tot della mia banda disponibile, mi dice che ci sono già state delle operazioni di read sul data store e cose simili. Il data store, quindi
il database NoSQL che potete utilizzare con App Engine, ha qui poi una sua interfaccia molto semplice che vi permette di capire tutti gli oggetti che sono memorizzati al suo interno. Poi avete anche i log, potete vedere quali sono i cron job che girano, avete delle task queue. Le queue sono un'altra cosa di App Engine, nel senso che voi, quando l'utente arriva su una URL, per definizione, questa URL deve essere servita entro 60 secondi. Perché? Perché per esigenze di scalabilità e anche per il discorso di se un utente aspetta più di 60 secondi davanti a una pagina, generalmente è 30 secondi fa è già passato alla pagina successiva. Quindi voi potete anche dire, ok, faccio una pagina che è quello che magari scrivo aspetta. Poi in background lanciate dei task, questi task fanno le loro cose, e poi il risultato di questi task tramite Ajax o tramite altre tecniche che ci sono può essere visualizzato nella pagina davanti al quale è l'utente. E uno di questi, un modo per mandare dei task in background è appunto generare le task queue. Cron job penso che lo sapete tutti, ad esempio in questa applicazione c'è un cron job che gira ogni notte a una certa ora. E qui comunque vediamo che ci sono le varie entità, ci sono i commenti, ci sono le foto, quindi voi per esempio prendete qui e lui vi cambia con tutti gli utenti. Queste cose qui ovviamente le può vedere soltanto l'amministratore dell'applicazione, quindi non è che uno poi va online, una volta che si è loggato le vede, le posso vedere io perché sono la persona che ha fatto il deploy. Potete anche assegnare un tot di altri account come amministratore, quindi poi potete avere un account che gestisce l'app e delegare un po' di permessi. E potete anche, volendo, creare delle pagine amministrative nella vostra app, e soltanto chi è amministratore potrà accedere a quelle pagine. Quindi, insomma, flessibilità abbastanza ampia. Vi dicevo, sui cron job, questo è un cron job che viene eseguito ogni notte a mezzanotte. Vedete, anche il cron job è semplicemente un URL. Quando questo viene chiamato corrisponderà a una servlet come quella che abbiamo visto prima, e la servlet potrà eseguire le sue cose. Code, cioè task queue e cron job, possono anche girare per fino a 10 minuti, perché essendo task in background comunque hanno più libertà. Perché fino a 10 minuti? Sempre in questo caso per esigenze di scalabilità, perché questa è una piattaforma che può scalare. Allora, se ogni utente che carica una foto, noi ci aggiungiamo per esempio il watermark sopra, ci mette più di 10 minuti, significa che se ci sono 100.000 utenti che stanno aggiungendo 100.000 foto, io praticamente avrei saturato dopo poco tutte le risorse disponibili, perché sì, no, bello, Scala, Google, infrastruttura megagalattica in tutto il mondo, però come sappiamo c'è un limite fisico a tutto. Quindi, per continuare a mantenere la scalabilità e la velocità della piattaforma, comunque è necessario dare dei vincoli grazie ai quali la piattaforma poi possa scalare. Comunque, poi li risolvete facili perché potete lanciare, per esempio, task o cron job concatenati, quindi quando finite un pezzettino di elaborazione ne lanciate un altro che continua da dove quel pezzettino era finito. E questo alla fine è anche buono, perché con questo tipo di approcci riuscite anche a tenere il codice abbastanza compatto e riuscite quindi anche a testarlo molto bene e molto velocemente. Tra l'altro, tutto il server di sviluppo locale è anche utilissimo per lanciare i vostri test, perché quando voi iniziate a fare JUnit della vostra applicazione o altro, va su il server, eseguite tutto quello che dovete eseguire e poi il server viene chiuso, quindi non dovete per forza fare dei JUnit facendo il deploy, eccetera. Potete fare altri tipi di test in questo caso, però potete anche testare il tutto localmente, quindi potete anche fare TDD sviluppando un'applicazione per App Engine. Allora, io più o meno ci sono. Vi dico solo che, allora, questa è l'applicazione, l'abbiamo vista. Vabbè, sì, c'era questa roba qui. E questo vi ho detto tutto. Il codice l'abbiamo visto. Allora, se volete esempi più avanzati, vi posso consigliare Cloud Endpoints, che poi ne parlerà anche Alex appena dopo di me, e che vi permette di creare delle RESTful API senza scrivere codice, ma semplicemente mettendo delle annotazioni sopra le vostre classi. E l'esempio di quei due che abbiamo visto appena creato l'applicazione che implementa questi Cloud Endpoints è Mobile Backend, che vi offre un'infrastruttura molto semplice per far comunicare il vostro backend con dei client mobile, sia mandando dei dati dal client al server, e sia il server avvisa tramite push notification i vostri client. Il formato di dati, essendo un database NoSQL, è
quello che volete voi, e quindi già con questo scheletro avete una minima infrastruttura per creare un'applicazione client server dove potervi scambiare messaggi, che è tipo l'applicazione di chat, o fare cose un po' più elaborate. C'è anche questo video, che comunque vi consiglio di vedere, che vi spiega come utilizzare tutte queste cose qui. E come vi dicevo, c'è sempre lo starter pack, quindi se per caso voi avete sviluppato la vostra applicazione di SAP Engine, vi accorgete che state andando oltre i limiti gratuiti giornalieri, comunque tramite questo link e questo codice riuscite a ottenere 1000 euro di codice di crediti per 1000 dollari, scusate, di crediti per App Engine e 1000 dollari di crediti per Compute Engine. Le risorse sono sul link che ho fatto vedere sulla presentazione, quindi poi ci sono dei paper molto più avanzati, ci sono molte discussioni su come utilizzare App Engine, eccetera. Direi che è tutto.